Ed eccoci, Casa Zanotto, terza puntata. Ma saranno 30, 300, 3.000 le puntate che faremo io e te. Oh mio Dio, 3.000. Io spero di poter rimanere a queste 3.000 puntate. Ma guarda, guarda, un l'età, giovane come la te. La mia età purtroppo è quale avanzata. Io sarei felicissimo, felicissimo. L'età cos'è? Non c'è spiegazione, non c'è una misura, non andiamo a metri, andiamo a simpatia, forza d'animo, volontà d'animo, certo, no? Sì, sicurezza in quello che si fa, arte, cultura, certo. E tu sei l'arte della cucina, grazie. E perché no? L'arte, grazie Bruno, della grazie. Cucina. Noi abbiamo fatto due trasmissioni, adesso magari scherziamo, non 3.000, ma 3.000 meno una potremmo anche farla. 2.999 puntate di cucina con Armando Zanotto. Abbiamo tutto il tempo di divertirci e divertirvi. Quello che mi preme è ricordare che Armando ha scritto il 12° libro. Nella puntata precedente, Armando, abbiamo presentato i radici e fagioli, che è il piatto tradizionale del Veneto, prodotti veneti, cucina veneta, metodo veneto per cucinare sia i fagioli che i fris, se c'è mai? Sì, i ciccioli in italiano, ciccioli, e sisso in dialetto. Comunque è risultato un bel piatto. Sì. Oggi vogliamo rimanere nell'ambito del radicchio trevigiano, perché sì, caro Bruno, è la cultura trevigiana, insomma. Se capissi che adesso questo fiore rosso che si mangia, no? E questa rosa di Castelfranco che è stupenda, variegata, guarda che dipinto di colori che ha, no? In questo periodo è il massimo, come te l'ho detto l'altro giorno, è il massimo che può dare, il massimo piacere nelle tue papille gustative, la croccantezza e il dolce amaro di questo radicchio che c'è adesso in questo periodo che è stato freddo, l'ena meraviglia. E quindi, caro Bruno, mi te go preparà anche oggi, finché va via freddo così, un'altra ricetta del radicchio. E dopo. È una ricetta, te sa, che rispecchia sempre un po' di tradizione, di antichità della cucina trevigiana. Sì. E quindi sarebbe molto semplice, dopo la presentiamo, diciamo come viene eseguita in cucina, e praticamente è nient'altro che il radicchio rosso del Treviso in saor quasuca. E questo si abbina ben bene. Questa non l'avevo mai assaggiato. Veramente questo qua, un piatto che non ha. Anzi, passiamo avanti, mangiamo. Possiamo questa è una ricetta che è sul libro della Senti Armando, ti tega un fior là, che è il fiore del Veneto, sì. No? Se questi fazzoletti che vengono a mettere, caro Bruno, ti dico sempre: questi sono i fazzoletti che mettono nel taschino. Mio è da mettermi una foglia di panoccia. No, permetti. Ecco. Armando, ha tutto provveduto Armando, per te. Ecco, anch'io finalmente. Aspetta che tiriamo su un fiore. Sì, sì. Anch'io almeno questo, ho il fiore della questo, cucina. Diciamo, cucina vedi, questo fa parte del nostro territorio, della nostra cucina trevisana. E perché non esporre, quando si presenta, le cose della nostra... Sarà tempo e sparati, ti metterò un sparo verde e un sparo bianco, un sparo verde e un sparo bianco. Questa è la bellezza del nostro territorio, far valorizzare i nostri prodotti. Che senti la tanti. Cosa. Quello che dico sempre, tu hai scritto un libro, noi adesso potremo anche utilizzare del tempo
i nostri ascoltatori sono felici di sentire anche la tua storia, certo, da dove parte, eccetera. Ne abbiamo già parlato, la prima scuola, lo stadio di famiglia. Certo. Tuo papà, tua mamma erano molto severi con te all'inizio o ti lasciavano fare o eri ribelle che non li ascoltavi? No, mi ero un po' ribelle che non li ascoltavo, però loro erano molto molto buoni, perché posso dire che gli era di una bontà unica anche mio papà, quindi come dire, mi hanno sempre aiutato in tutte le cose che io volevo, sì, sì, quindi mi hanno secondato. Ovviamente io avevo altre idee, non fare cuoco, mi piaceva fare, come che è scritto nel libro, mi piaceva fare, diciamo, avevo la passione per gli aerei, quindi mi piaceva molto poter pilotare un aereo, ma però i genitori una volta, te sa, noi sì, come... Ma che anni avevi, cioè, per essere pronto per pilotare un aereo, per andare, no, a scuola? No, ma era quegli anni che se era bocce che si giocava al Bayon. Ah, che ti fia l'aereo, così, sì, così. Avanti, così. Se fia l'angelo in bicicletta, terra. L'angelo in bicicletta, se ti ricordo queste cose qua, si metteva nel manubrio della bicicletta che a cartuina, che fia come la motorinca, tutte queste, cioè, la tua propensione per la cucina non te l'aveva proprio, no, ti no, io era mia mamma, ovviamente, sì, con io cada... gli scherzi, vedo, perché sì, facevi, sì, degli scherzi con poi, dei complici, come dire, con cada dagli alimentari, come 8 anni cucita. Molte volte, ma vieni a darmi una mano, era mi fa menare i risotti oppure piar patate, frise patate. Beh, la domenica metteva la base. Sì, a domenica metteva, mi sacrificai in cucina, che mi viene male andare a giocare al Bayon con i miei amici. Così. E quindi da lì sono partito, e poi per far felici i miei genitori sono cominciato a scuola alberghiera, che ho fatto, il vero marinavo continuamente, fece tutto un casino. Il macello te l'ho fatto, non c'è mimito. Però dopo, sai, quando da lì ho preso un po' la serietà di voler realizzarmi, quando ho visto i miei genitori che davanti al preside della scuola alberghiera si hanno messo a piangere, perché ovviamente è da vari che soffioli impossibile tenerlo qui a scuola alberghiera, perché fa un disastro, tutti gli altri allievi vengono così un po' tratti da quello che fa Zanotto. Era da là ho visto i miei genitori che, perché dobbiamo andare a casa. Eri il saltafossi che trainava anche gli altri. Certo. Poi quando è scattata il momento? Il momento quando è scattato, proprio quando il direttore della scuola voleva mandarmi via, era da là, ho visto i miei genitori, ho detto non voglio far che questo torto, voglio dire, mi metto con impegno. Da lì mi sono messo con impegno veramente, che tanto è vero, il professore della scuola alberghiera, che era uno da Udine, un professore da Udine, uno chef molto quotato, che era il capo chef del Danieli di Venezia e gestiva nella brigata dell'albergo, gestiva 30 cuochi sotto di lui. E tutte le brigate, i Saussier, Garmanzé, tutte quelle cose che hanno il sistema del lavoro nelle grandi brigate degli alberghi. E quindi quello lì, tanto è vero che prima ero il mascalzone della cucina, mi ha portato a fare la stagione al Danieli con lui. Ho avuto, ecco, si chiama Nicola Angelini, adesso avrà 90 anni, ma non so se mi spero che sia ancora vivo, ma non so. E quindi quello mi ha dato una bella dritta, che da lì ho cominciato a imparare e entrare con amore nell'imparare cos'è la cucina. E quindi da lì dopo ho aiutato mia mamma, siamo andati avanti. Ecco, la mamma, la volevo proprio arrivare a tua mamma e a farti una domanda alla quale magari tu rispondi, io non sono mai riuscito a rispondermi in tanti anni. Normalmente quando si va a mangiare in una famiglia, mia mamma ha fatto un cibo favoloso, mia mamma ha fatto l'anatra, mia mamma ha fatto il pollo allo spiedo, mia mamma, cioè sempre la donna, sempre la mamma, che viene citata quando si mangia all'interno delle famiglie. Sì, sì.
Però nella ristorazione non c'è la mamma, ma c'è lo chef. Sì. Ecco, secondo te, siccome, secondo te, perché succede questo? Perché succede e non cambia? Ti dirò, pensavo cambiasse nei tempi. No, ti dirò che diciamo sull'ambito della ristorazione, negli alberghi e quant'altro che si fa cucina, una volta era proprio la cucina era basata proprio da grandi cuochi, tutti maschili, perché aveva un talento ovviamente forte, era il personaggio che era forte in cucina, combatteva in cucina con sistemi molto più faticosi di adesso, e quindi la donna in questo caso appariva un po' debole. Però dopo con l'andare degli anni la cucina si è alleggerita e quindi sono entrate in campo delle bravissime chef, delle bravissime cuochi femminili, che sono veramente bravissime perché hanno una sensibilità molto gentile nel lavorare in cucina. I prodotti che lavorano danno proprio, li vedi che lo fanno proprio con il cuore, quindi la ricetta che loro hanno più sensibilità degli uomini, e quindi la ricetta che loro creano, quando è fatta, senti che è fatta con amore, con che ci ha messo il cuore. Ecco. Che pensi se tu fai queste ricette, che ci metti questa attenzione, anche la persona che degusta questa ricetta sente che è una ricetta che ci hai messo il cuore, ci hai messo l'attenzione. Anche il cliente stesso riconosce queste cose. Perciò la donna adesso che tu ha, vedi, che ha più propensione ad entrare nella cucina e prendersi il trono, sì, dello chef. Hai ragione, io mi ricordo le vecchie cucine erano faticose, sì, perché non, magari le cappe non c'erano, sì, piccole, tutto, strette. Poi, non ti dico, calore. Nelle grandi cucine bisognava fare andare a carbone, e certo, quindi alimentare era un disastro, e far bollire le pentole ci pagava molto di più, era faticoso, certo. Non era tutti i servizi che sono adesso, c'è il robot per fare quello, era tutto manualmente, mi capisci? Certo, certo. Adesso ci sono validissimi cuochi maschili che sono molto bravi, ma molto bravi veramente, perché sono quelli che hanno proprio questa passione, che la sentono dentro, sempre nel cuore, che dopo gli trasmette, però sono molto sensibili e che ne siete bravi. Ma vuoi che ti dica una cosa, Armando? Guarda, te la dico fuori dai denti. Cuochi bravi ce ne sarà tanti, ma cuochi che cucinano con amore e non con le spiritosaggini che si vedono in giro, i manicaretti fatti strani, eccetera, ce ne sono pochi cuochi, sì, che cucinano con amore. Tu sei uno di quelli, a me piace raccontare la tua storia, a me piace, vedi Carlo Bruno, a me piace proprio raccontarti. Andando avanti, faremo proprio sempre un capitolino piccolo su questa storia, che arriveremo a un capitolo molto interessante per tutti quelli che fanno ristorazione, per tutti quelli che gestiscono un bar. Direi che qualche appunto va bene anche per tutti quelli che hanno un negozio, che sono a contatto con la gente. Non è che mi voglia insegnare chissà cosa, però siccome che oggigiorno la sensibilità, il sorriso comincia a mancare, quel calore che tu devi dare al cliente quando viene nel negozio, in bar, eccetera, non è tutti che lo sanno fare. Qui arriveremo a questi capitoli, che quindi vedrai quanto bello è a spiegare le 10 regole, le 10 severe regole in sala, le 10 severe regole in cucina, il recupero, ma anche in case private, il recupero che non si butta via niente, invece no, caro Bruno, bisogna impienire tutti i frigoriferi, e là ti impienisce i frigoriferi di tutte le P, che dopo non te sa neanche cosa che te ha. Questo purtroppo lo dico tutte le signore, tutti, anche quelli che gestiscono, tutti qui che gestiscono in casa, e poi non sai cos'è. Quindi trovi un prodotto che magari è già scaduto. No, deve fare la linea di cucina con quello che può andare bene per la settimana. Certo. E poi fare delle basi, che dopo arriviamo, delle basi di cucina che sono pronte, facilita
il discorso delle signore quando devono la carne da far mangiare, che quindi hai la base già pronta, puoi fare questo, questo e questo. Allora, ti faccio qualche domanda inerente alla qualità del cibo, degli elementi che vai a cucinare. Sì. Per esempio, variegato un po' come discorso, perché poi torniamo su quello che è il tema della giornata e presenti la ricetta. Per esempio, il riso, ci sono tanti tipi di risi. Adesso ho visto che è uscito anche il riso nero. Sì. Non lo so, non l'ho provato, non... Però le varie varietà di riso che ci sono adatte per cucinare, per fare dei piatti di risotto diversi. Allora, sì, me li puoi raccontare? Tu praticamente conosci, noi abbiamo... C'è il piccolo, il grande, il nano... Ogni riso è adatto per certi piatti. Ad esempio, il riso più buono per fare un risotto è il vialone nano o il super arborio. Perché questo conservano molti amidi, che quando tu fai un riso esce tutti questi amidi nella cottura, che quindi hai il riso che è quasi mantecato, quindi sì, ma hai... bellissimo. Dove che il cioè, come ripeto, di vialone nano, quando andiamo sui risi che ovviamente c'è il Carnaroli, quello lì viene adoperato spesso in cucina perché mantiene molto più a lungo la cottura, che rimane più al dente, e quindi se hai a fare un servizio in cucina con un risotto per 50 persone, quello è ideale perché non scuoce. Ecco, adesso però abbiamo, non ti manda fuori gli amidi. Un po' delle caratteristiche, sì, del riso. Le prossime volte parleremo di quelle della pasta, di quelle, certo, della carne, certo, di quelle dei legumi, così la gente capisce qual è la filosofia di un cuoco che vuole, certo, portare in cucina dei piatti, sì, straordinari. Sì, poi c'è il riso. Però anche adatto per le minestre. Adesso farei una cosa, siccome ci stanno ascoltando e vogliono vedere anche i nostri amici, noi torniamo fra poco, cosa dici? Ah sì, senz'altro. Siamo andati fuori un attimo, no? E siamo tornati dentro, guarda la Ave, cosa che la ha preparata. Guarda, lei è veramente la tua è una brava tosa ancora, è una brava tosa. Brava tosa, la Ave, lei è la tua vita. Guai se non che fosse la Ave. Bene, grazie. Senti una roba, prima di tornare al nostro piatto della giornata, vorrei farti una domanda, forse te l'ho anche fatta, ma mi te la rifaccio. Sì? Tanto. Ditemi, rispondi. Ma no? Sempre. Ecco. Tre Panocce. Come è che nasce il nome del locale Tre Panocce? Allora, è nato così. Una volta c'era qua attorno tutti i campi con i panocce, no? Gialle. E quindi i contadini fecero questi raccolti delle panocce. Dopo ha cominciato a impiantare i gelsi, perché era la moda di bacche a seta, certo. E dopo era furbi, però i contadini, sai, perché stai furbi, perché andava a dire le mode anche loro, caro Bruno, e dopo gli ha cominciato a dare vite de prosecco, non so, perché può darsi che fra pochi impianti i germogli di lupo selvatico, sì. Quindi, ma è bello perché diamo al nostro territorio dei valori aggiunti, certo, no? Certo. E quindi le olive e quant'altro che si può... Beh, le olive realizzare. Ci sono già, sì, c'è l'olio d'oliva, sì, delle, sì, nostre, sì, colline, che è qualcosa di eccezionale. Esatto. Adesso si pianta anche a campi dei Nosei, se sai Nosei indietro, cosa questa era andata... Perché dopo questo prodotto, questo frutto... Dite che dopo queste Nosei interessa per far...
la cioccolata con i nosei e quant'altro, ah, cosa più. Ecco, quindi le nosè e le cucche, le cucche e le zenate, no, noci... sapevo le altre cose che sono le cucche. Le cucche e le noce, che sarebbero le noci, sì. Ecco. Nocciole, no, ma le siccome le che noi altri andiamo anche in America, se parlevo veneto un po' più comprensibile, ne capisce, capisco. Sì, ma mi vedo che insomma le che noi altri siamo molto timidi. No, perché sì, molto timidi, non perché, perché non avevo la forza come chi ha i nostri amici dalla Sardegna, dalla Sicilia, da Napoli, che loro spadellano il dialetto in un modo stupendo. Se non ha di Veneti spadegna dietro così da, ma lei cosa, mi perdoni, mi capitava tante volte in televisione, lei mi perdoni, parli in italiano, ma ieri ho chiesto a Venichi qua venite, mi trovavo da morire perché era a Triestina, no altri Veronelli che vada in quel posto e sì, noi parliamo in dialetto. Sì, perché tu hai fatto televisione anche in Rai, però sì, ne parliamo sì, la prossima volta, perché adesso vorrei passare a quel piatto straordinario che tu hai fatto e che mi fa venire la collina in bocca, radicchio in saor con la succa. Sì, qua su. E in italiano come si dice? Che non so. Dunque, radicchio in saor con la succa. No, sì, in no, italiano no, in italiano si dice radicchio in sapore con la zucca. Con la zucca. Bene, oppure bene, in saor, tra virgolette, bisogna ti mettere. Però, ma guarda, solo a guardarlo. E volevi sapere velocemente la ricetta? Dai, sì, sì. Allora, mie care amiche, cercate sempre di essere vicino a noi quando, perché esce ogni giorno, hai detto, quando esce questa trasmissione? Questa esce sempre il sabato. Il sabato. Ma poi uscirà il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì. Sì, pensate, pensate Veneto Globe, cosa ha fatto per voi? Vi fa la trasmissione il sabato perché sa che siete a casa e, si e allora potete ascoltare questi messaggi che vi diamo noi di cucina. La succa, che tipo di succa? È che vuole la succa qui a Barucca. Ah, la Barucca. Oppure la buona anche qui a Unga. Certo che quelli che hanno ascoltato di succa a Barucca, tutti questi nomi qua. Allora. Cioè, qui a Unga, sì, ma gialla. Buona, gialla. E quindi, è semplice, se prende della cipolla. Ah, cipolla qua. Sì, cipolla. No, non la scalogno. Scalogno. Qua è la classica proprio della cipolla tagliata a fette. E poi spadellata in padella con dell'olio e aceto, e quindi si lascia fino alla cottura, che deve essere una cottura non molto lunga, una cottura, 5-6 minuti? No, no, di più, di più? Vuole un 10 minuti, perché che la cipolla sia un po', che quando tu la mordi tra i denti la senti un po' croccante, che vuol dire come che fa la rucola. Che ti non ti sa cosa che fa la rucola? Non so neanche cosa che lei mi la rucola. La roncola, so cosa che lei. No. Sai cosa che lei la roncola? Sì, lei è una roba che c'è. Ecco, la rucola è la sorella della roncola. Ah no, lei quella che viene tagliata con la sì, roncola. Sì, e allora mi, quando che mi procuravo tutte le salate, tutte le verdure, avevo un ortoan che per me era riservato delle cugliere, si dice, delle culture, sì, cioè, perché bisogna che qualche parola era riservata e seminei a tutti i prodotti che disegni, e quindi era la rucola che già era salatina del primo taglio, e allora e mi diceva sempre valla qualcosa che ti ho preparato guarda sta salatina e sta rucola del primo taglio, però te la dire ai clienti quando che te la mangiare ai clienti salatina qua. Cosa che ho da dire? Dire quel che ti vuoi, dire, senti, cosa che è che... Ah, ho pensato subito, è stata cosa che gli dico, che ho detto a sto Ortoan, un Ortoan de Cala, sto qua era, bravissimo. Ghisalo, miei cari signori, o cosa volete in contorno, vede la salatina, guarda che abbiamo la rucola di primo taglio, oppure la salatina di primo taglio, però dovete fare molta attenzione, io la cerco di condire molto delicatamente, e poi però voi altrettanto delicatamente dovete mangiarla, perché questa, vi posso, questa è poesia, vi, può, ragazzi, vi posso suggerire nel mediante che voi la masticate, vi può gridare sottovoce, vai piano che mi fai male. Questa è bella. Ecco, questa è una cosa che ai clienti dicevo che non mangiava, perché avevo sempre la battuta per i clienti per dire queste certo, cose. Certo. Quindi la cipolla deve essere un po'
croccante, deve essere annaffiata a vostro desiderio con l'aceto bianco, quindi la cipolla appare più bianca, e se un po' di sale, pepe, qui pinoli e uveta non è se che mette qua sopra, perché la zucca è dolce, se che mettiamo anche la uveta, la pinoli se vuoi, però questa ricetta nasce proprio povera, semplice così, perché dopo a me va bene con una bella fetta di salame o di soppressa o del salume che vi piace voi, e quindi dopo questa cottura della cipolla, ovviamente precedentemente pulite il radicchio dalla parte della radice, no? E poi lo tagliate nel senso della lunghezza, essendo grande così lo tornate a tagliare nel senso della lunghezza in sei parti. Da qui lo condite leggermente con dell'olio extravergine d'oliva, neppure basà. Veronelli diceva così. Neppure, ma chi se ne frega Veronelli? No? Lei, Armando, che mi disse neppure basà. Ecco, che vorria dire? Che se, il massimo che può dare un olio, la sua, come che lei così, olio extravergine d'oliva, mantiene tutte le sue verginità. E che se bene, buoni. Quindi lo mettete o alla griglia. Ah, tu capì? O alla griglia. Cioè che praticamente... vergine, sì. Oppure che è difficile oggigiorno, ma in modo non importa, e che mettete su la griglia oppure su una padella grigliato, sì, oppure in una padella antiaderente, e date una cottura molto, molto lenta, girandolo intanto lo saporite alla fine cottura di sale e pepe, e poi una volta cotto fate un leggero strato di cipolla sul piatto, un leggero strato di cipolla. Te manca la succa. Adagiate il radicchio, adagiate i pezzi di radicchio, e nel frattempo, precedentemente che avete cotto la zucca, che vi dico anche qui, si prende la zucca, se la pela con pela patata, oppure con coltello si arriva fino alla parte viva della zucca, via le sementi, e si taglia. E si taglia a fettine piccole, questa qua, anche questa viene scottata in padella antiaderente, ma tenendola sempre un po' croccante, e quindi uno strato di cipolla, uno strato di radicchio e uno strato di tutte fettine di zucca, e poi ancora cipolla e zucca. Bravi. E poi un filino di olio extravergine, che non sta mai male, e questo qui si prepara un giorno prima, quindi si macera molto bene. E dopo viene accompagnata con la soppressa, o con salame, con sacol, ed è un abbinamento speciale. Cioè. Senti, se posso dargli un'assaggiata, no? No. Come no? No, perché ti sporchi tutto. Ma non mi interessa sporcare. Io voglio attrezzi. Ma da nasada. Da nasada sì, te apro. Però metti sua mascherina, non importa. Fin come che fa la prova al cuoco, che ne mette su mai la mascherina. Guarda, il naso da lontano. Senti che profumo. Ma però dopo te la faccio cercare. Dopo te me la faccio cercare. Allora ragazzi, vedete che noi vi raccontiamo le ricette di Armando Zanotto nella maniera più semplice, più comprensibile, anche perché sono piatti semplici da fare, se ci si mette il cuore e l'anima, come la mette il mio amico Armando. Armando, grazie anche per questa puntata. Noi ci rivedremo presto, perché abbiamo anche delle richieste di ricette particolari, e noi gliele racconteremo. Ma senza dubbio, ma intanto adesso, cioè, se avete qualcosa da chiedere, chiedete. Questo fior qua, la prossima volta ti preparo un'altra radice, perché questo è il dopo periodo. Puntate, dopo cominceremo con quelle erbe accattivanti che si trova in mezzo ai campi, adesso con tutta questa brosa che si sta, mi quelle cresce. Degli ormoni, sì, le erbe, una roba che fa esplodere gli ormoni, che dopo te viene in casa dalla ave e tutta straca porrete che te la vai i piatti e ti sempre col pensiero là, ma anche noi altri siamo sempre col pensiero là, siamo sempre col pensiero a casa Zanotto, e ci rivediamo la prossima settimana. Buona giornata. Ciao.